Buon pomeriggio a tutti e bentornati alla nostra puntata di Passi di Quotidianità. E dopo queste settimane che vanno dall'isolamento totale alla ripresa pian piano della vita quotidiana, abbiamo intervistato veramente tante persone, tante professioni, condividendo con loro veramente tante emozioni. E pensandoci, manca ancora qualcosa, manca un po' l'ultimo tassello per concludere questo percorso che ci vede giunti all'ultima puntata. Quindi, che ne dite di intervistare il presentatore? Non perché abbia rivestito, diciamo, un ruolo cruciale nell'emergenza o perché abbia un particolare bagaglio da condividere, ma perché forse giunti alla fine di questa rubrica, di queste settimane, è anche bello condividere un po' le sensazioni che sono state raccolte e scaturite appunto dal contatto con tutte queste persone. Quindi direi di passare immediatamente la parola al nostro inviato speciale per il collegamento, Lorenzo Bertocchi 2. Lorenzo, a te la linea. Grazie Lorenzo Bertocchi 1 per il collegamento. Sì, ti sento molto bene. Allora, iniziamo con la prima domanda. Ciao Lorenzo, presentati per chi non ti conosce. Buon pomeriggio a tutti, sono Lorenzo Bertocchi e anche se ho una camicia, non uso le camicie se non per occasioni speciali. Sono un medico veterinario, sono un capo scout e mi sono occupato in questi, diciamo, 2 mesi della redazione di Passi di Quotidianità. Se potessi scegliere un oggetto che ti rappresenti o che rappresenti questo periodo, cosa sarebbe? Sceglierei sicuramente una corda, sia dal punto di vista pratico, perché diciamo che è un oggetto che adoro, che non manca mai nella mia macchina, sia dal punto di vista lavorativo, perché andiamo dai più sottili fili di sutura alle corde vere e proprie per legare i cavalli, fino allo scautismo, nella costruzione dei tavoli, dei pennoni, è comunque un oggetto dai mille usi. E sicuramente si sposa anche molto bene con quello che è stato un po' il concetto che c'era dietro questo Passi di Quotidianità, cioè quello di riuscire a legare, di riuscire a costruire e a mantenere dei legami, queste relazioni, magari anche a conoscerli di nuovi, a distanza. Che significato ha avuto per te presentare questa rubrica? Puoi ripetere la domanda? Di sicuro è stato un modo per divertirmi, cioè mi sono divertito, magari all'inizio non ci avrei sperato, però è stato davvero divertente. Se vi facessi vedere tutti i video delle registrazioni che ho fatto, che poi cancellavo, video che non andavano bene, e i backstage, io penso che voi vi ammazzereste dalle risate, però li ho eliminati perché sono giga e giga di video veramente inutili. Però è stato un modo di sicuro per scandire un po' la settimana. E quindi, cioè, in quei mesi in cui non c'era più una settimana, non c'era più un lunedì, non c'era più una domenica, avere questo impegno il martedì e quindi il fine settimana cercare, contattare le persone, è stato di sicuro un modo per creare una nuova abitudine, una nuova quotidianità in questa quotidianità che un po' si era persa. E poi di sicuro la parte bella era quella di conoscere, di riscoprire delle persone, di andarle a stuzzicare, di andarle a stressare con queste interviste. Che emozioni hai percepito nelle persone che hai intervistato? Questa domanda mi piace. Mi piace perché è l'aspetto che, diciamo, mi ha sorpreso un po' di più. Ho percepito veramente tante emozioni, un range così ampio di emozioni che non mi aspettavo. Andiamo dallo stupore di mia madre che è utilizzata come cavia, alla gioia di Dino, alla Reomamma, alla paura del dottor Maiuzzo, alla felicità di mio zio che è uscito dall'ospedale e ha abbracciato la sua famiglia, a qualche no che ho ricevuto, all'imbarazzo, all'entusiasmo e all'ebbrezza di essere intervistati. Veramente sono state tante, tante le emozioni che anche con un telefono veramente non erano difficili da percepire. Però sono sicuro che l'emozione che un po' era comune a tutti era la voglia di raccontarsi, la voglia di parlare e di far sapere che c'è questo bisogno, c'è bisogno di raccontarsi, c'è bisogno di qualcuno che ci ascolti. E quindi sono contento perché forse in queste settimane, piano piano siamo riusciti a creare una corda che potesse, diciamo, in un certo senso aiutare questo bisogno.
Non ci resta che ringraziare Lorenzo Bertolucci 1, 2, 3, ringraziare soprattutto chi ha seguito queste settimane, questa rubrica e chi si è lasciato intervistare. E ci diamo appuntamento per domani sera con Passi di Luce e non per ultimo, non per importanza, venerdì sera per una sorpresa. Buon pomeriggio e buona settimana. Ciao!